Ultimi giorni di vacanza per il Pescara, che tra poco torna a sudare per preparare la nuova stagione sportiva a Scaglioni. Stanno rientrando i componenti della rosa, che comunque deve ancora essere completata. Visite mediche e poi via la preparazione, che vedrà i biancazzurri in ritiro a Palena fino a fine luglio e qualche giorno prima del primo impegno ufficiale in Coppa Italia il 5 agosto. Fa discutere non poco la probabile, e confermata almeno per il momento, amichevole con la Salernitana, conclusione proprio del ritiro di Palena il prossimo 29 luglio nella cornice dello stadio Patini di Castel di Sangro. Una rivalità storica tra le due tifoserie che potrebbe creare qualche imbarazzo in tema di ordine pubblico. Durante la preparazione previsti altri test. In quel momento però la rosa, almeno è quello che Pillon si aspetta, sarà molto somigliante a quella che inizierà il prossimo campionato di calcio. Il sogno del Delfino è quello che ha il volto e il nome di Gaetano Monachello, il centravanti agrigentino che Luca Leone portò a Lanciano qualche stagione fa e che adesso via Atalanta vorrebbe vestire di bianco-azzurro, magari facendo coppia con Cristian Capone. Questo perché la pista che porta ad un altro ritorno, quello di Federico Melchiorri, appare ogni giorno più in salita. Il Carpi vorrebbe tornare ad averlo di nuovo a disposizione, visto che a Cagliari non avrà molto spazio. Prosegue il corteggiamento intanto nei confronti di Gennaro Tutino. Ma anche in questo caso c'è il Carpi in vantaggio sul Delfino, che di conseguenza è costretto a valutare le alternative. A dire il vero, nelle ultime ore, sull'esterno Scuola Napoli si è fatto sotto prepotentemente anche il Frosinone. Nel frattempo la maxi trattativa col Genoa sembra, per il momento, non essere più così maxi. Frenata infatti nei colloqui con Preziosi, anche se il Pescara, nella giornata di ieri e proprio dal Grifone, ha pescato il quarto acquisto. Dopo Scognamiglio, Memusciai e Gatto, ecco Luigi Carillo, difensore classe 1996, che ha giocato la scorsa stagione a Pisa e che presumibilmente nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club. Ma gli altri discorsi, che dovrebbero coinvolgere Fiamozzi, Zampano, Canutè e Asensio, per ora sembrano vedere uno stop deciso. Se non si conclude per Zampano, non parte neppure il domino degli altri nomi sul tavolo. Probabilmente nei giorni a seguire continueranno i contatti in attesa di trovare una nuova quadratura e che sia definitiva. Sebastiano e Leone nel frattempo vorrebbero anche l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, classe 1999, che disputerà l'Europeo Under 19 con la maglia azzurra, in compagnia proprio di quel Capone che potrebbe ritrovare in riva all'Adriatico.